Indossa un paio di cuffie. Spaesata in questa dimora, la bambina iniziò ad esplorare la casa quando su un tavolo vide una bottiglietta che attirò la sua curiosità. Alice ne bevette il contenuto e la sua statura aumentò. Spaventata, si mise a piangere. Ma il coniglietto le consigliò di berne un altro sorso e infatti Alice tornò piccina. Girando per il giardino, la fanciulla incontrò tanti simpatici personaggi. C'era un bruco che fumava una strana pipa. Alice chiese al bruco come sarebbe potuta
la sua statura. Ed il saggio animaletto le rispose che bastava mangiare un po' di fungo. Quindi Alice adesso sapeva come tornare alla sua statura. Tornata grande, Alice passeggiò per il bosco ed incontrò il cappellaio matto, la lepre marzolina e il ghiro trottolino e la volpe birichina. Incontrò tutti questi personaggi mentre passeggiava per il bosco. Il cappellaio matto dal naso abbadato, il cappello tutto storto, tutto storto. Era giunta l'ora della merenda ed Alice furono offerti tè e biscotti. All'allegra compagnia si unì il coniglietto bianco che con uno squillo di tromba annunciò l'arrivo della regina. Ecco qua il coniglio che suona la tromba. Si arrabbiò furiosamente e gridando ordinò ad Alice di restare e di condurla davanti al suo tribunale. La regina era veramente arrabbiata, adirata. Al processo la bambina severa regina la condannò comunque alla decapitazione. Confusa, Alice cominciò prima a vedere che tutto girava intorno a lei. Poi i personaggi ad uno cominciarono a sparire, a svanire. Alice aprì gli occhi e si accorse che si era addormentata e aveva fatto uno strano sogno. Ma esisteva davvero un coniglietto bianco e il paese delle meraviglie? Chi lo sa? Chi lo sa? Adesso contiamo fino a 10 e spero che tu dormirai. 10, 9, 8, 7,
0. Buonanotte e con l'augurio più sincero che domani sia il tuo giorno speciale.